Nasconde questo forziere al centro dell'Elvezia. Non posso più tenerlo dentro di me. Non è necessario che i miei colleghi mi ammazzino. Forse perché sto impazzendo e fra poco la mia mente sarà ridotta a un ammasso di pensieri dissennati. Tutto quello che vedrete sul canale è il mio testamento. Non posso più lasciare altro. Le forze mentali mi mancano ogni giorno di più e la mia capacità di concentrarmi su un discorso razionale viene sempre meno. Fra poco la mia persona non sarà che un fantasma. Vagherà per qualche corridoio in un ospizio per pazzi. Il titolo è in latino e significa codice della porta delle anime morte. Tutto il potere di questi uomini proviene da ciò che è scritto fra le pagine di ciò che vi sto mostrando. La sua provenienza è sconosciuta quanto la sua storia. Probabilmente è stato rinvenuto in una zona della Bulgaria 1300 anni fa da un eremita che si è firmato con il nome di Mikir Anachoreticos. Probabilmente nell'etimo del suo nome vi è nascosto il significato di piccolo monaco o povero eremita. È una mia idea e non è balzana. Non conosciamo nulla di lui. Che sia esistito qualcuno che si faceva chiamare in questo modo lo sappiamo, perché quel nome compare in una lista di eretici condannati al rogo in un luogo però ben distante dal punto in cui venne rinvenuto il codice. Non esistono verbali di interrogatorio che lo riguardino. Forse quelle pagine sono andate perdute, perciò non sappiamo nulla della sua eresia e dei motivi che lo hanno spinto nelle mani degli inquisitori. Il nome di Mikir Anachoreticos è stato scritto come lo si legge nel codice, senza altra attribuzione, senza città di provenienza, senza patronimico. Le datazioni in laboratorio affermano che quelle pagine abbiano fatto la loro comparsa nel mondo attorno al 715 d.C.